la sigaretta, il capello un po' alla Buro. Nato regista, cresciuto attore e maturatosi come attore-regista, questo 38enne educato dalle suore di Nevers è un personaggio che sfugge volentieri alle facili categorie. Certo, vive, lavora e si arricchisce dentro il mercato. Fa un film all'anno che esce puntualmente sotto Natale. Ama i rischi calcolati. È meno amato dal pubblico snob di un Benigni o di un Troisi. Non fa parlare di sé e dei suoi amori come un Nuti. Non ha avuto bisogno di riciclarsi come un abatantuono. Però la critica, quella giovane e quella matura, lo segue con attenzione, trovando nei suoi film il piacere del fare, l'orgoglio di quel prodotto medio, che non vuol dire mediocre, di cui si parla tanto e quasi sempre a sproposito. L'Alberichino con tutti quei personaggi è stato un po'... è stata una grande palestra, una grandissima palestra. Però resta anche la voglia di... così di maturare e di dare forse più spazio al verdone più naturale, più in un certo senso più staccato da certi stereotipi che vanno dal bullo a quello con gli occhi così, a quello con la voce così e a tante altre caratterizzazioni. È più difficile far te stesso ed inserirti in un contesto, in un film dove sei naturale, quindi devi far ridere senza fare una caratterizzazione. Quindi forse nostalgia sì, però anche consapevolezza che una matura e quindi deve anche migliorare come regista e anche come attore, quindi sbrodolare di meno, essere più se stesso. Sei ingrevido pure fisicamente, c'è stato uno sfascio, diciamo cosa è stato. Io ci sono delle sere veramente davanti agli amici che mi vergogno di dire questa è la mia signora. Quasi. 27. Io ti seguo sempre. L'ultimo intervento che hai fatto a Bari è stato di una lucidità, di una precisione. No, fallo più. Carle, io all'1:15 me ne devo andare via, che devo andare alla commercialista. Vabbè, andare alla commercialista, vabbè, ma no, l'ultimo. Più pacato, più di una lucidità, di una cosa, complimenti. Dallo, va. Meno forzato. Quella prima. 27. Io ti seguo sempre. Beh, l'ultimo intervento che hai fatto a Bari è stato di una lucidità, di... Complimenti. Dove vai? Andava bene così. Bene. Troppo da sordi, dove vai? Ah! Dai. Io ti seguo sempre. L'ultimo intervento che hai fatto a Bari al congresso è stato di una lucidità. Lucidità. Oh, basta, va. Dai, grida. Dai. Fate doppio a lui, va. Sto diventando più regista. Mi piace di più la regia, mi piace. Sì, mi diverto di più. Cioè, incomincia a provare cose, tutto quanto, e poi mi arriva qua dove cerca di prendermi, di graffiarmi. Tutto qua a stangolo. Quindi partirebbe da là, volano le scarpe, volano i cuscini, volano i libri, un maiale, un ipocrita, che tipo di verme sei, mi viene qua addosso e io ti ammazzo a te, e poi dissolviamo su. Ma quando sono regista cerco, è diverso perché sono pieno di problemi tecnici, allora sono un po' serioso e anche un po'... nevrastenico se non riesco a trovare l'inquadratura giusta, però lavoro, devo dire la verità, lavoro sempre molto a contatto con Danilo Desideri, che è il mio direttore della fotografia di fiducia. Quindi Spana, la roulotte sul fondo, Alice che arriva. Alice che la troviamo però già avanzata un pochino. Sì. All'altezza della roulotte. Corre solo o con qualcuno? Se lei sta arrivando dalla roulotte che si è asciugata, Del vino. Evoluzione insieme a Verdone, perché Verdone stesso è passato da un genere di film che era appunto dei personaggi precisi, quindi non avevano bisogno di un contorno, hai capito, fotografico particolare.
poi Verdone si è evoluto pian piano, ha cominciato a fare delle storie più complesse e quindi anche fotograficamente c'è stata un'evoluzione nel film. Poi il nostro rapporto ormai è di grande complicità nei confronti della storia, quindi, e anche nella vita se vogliamo, quindi è una simbiosi, ci troviamo proprio affiatati. Ma te vuoi levare quel golfo? Sono 50 gradi qua dentro. Sta a fare una sudata, leva del mio golfo. Va bene, dimagrisci. C'è il golfo, la canottiera dell'ana. No, qua la canotta dell'ana, non le ci dà. Siamo pronti, eh? Pronti? Una cosa sotto c'è là. Silenzio nel corridoio. C'è una discesa. A temperatura del Benito che... Sì, sul caldo. Ma è una cosa incredibile. Sembra un sasso di Matera, sotto il sole dai 9 ai 6 del pomeriggio. La difficoltà è che io controllo sempre tutto, gli altri, quello che fanno, cioè purtroppo non posso guardare me stesso. Allora mi fido un po' di quello che mi sento dentro. L'organizzatore si arrabbia perché ne stampo troppo, in realtà ha ragione, ma io non mi guardo, che devo fare? Sono regista, attore, devo fare tutto in questo film. Mi sa che ne stampo qualcuno del più. Dai, pronti? Attenzione! Pronti? Ogni tanto litigo col mio produttore perché gli faccio stampare anche più scene di quelle che dovrei. Ogni tanto eccedo un po' troppo, però è una forma di... anche normale di insicurezza che possa avere io certe volte. Ma guarda, un film l'anno, se uno ama questo lavoro, è... non è tanto. È tanto il fatto di scriverlo, dirigerlo e interpretarlo, ecco, quello è tanto. Semmai quello che è pesante, indubbiamente, è uscire a Natale, quello sì, è molto pesante perché diventa sempre, per forza di cose, una competizione con gli altri. C'è il toto film, chi arriverà primo, chi arriverà secondo, chi arriverà terzo, chi se la prenderà in saccoccia, chi prenderà... Questo è terrificante. D'altro canto, queste sono le leggi di mercato alle quali ci hanno portato soprattutto le televisioni. Ma è anche vero che è difficile muoversi nelle strettoie dell'industria senza accettare dei compromessi e fare i conti con le richieste del pubblico. I film che nascono sempre da un'idea produttiva non devono essere una regola della nostra carriera, perché perseguire sempre un'idea produttiva ti porta a diventare un attore o un regista legato alla cassetta, e questo è molto pericoloso. Cominciate a respirare profondamente. Col naso? E con orecchie. Certo, il pubblico di massa ama ridere, ama la commedia, Natale è un periodo festoso, quindi si vanno tutti a divertire. Però anche voler tentare dei film brillanti o dei film corposi a livello di soggetto, di sceneggiatura, che non siano prettamente comici, va bene uguale, secondo me, purché il film sia fatto bene. Ti devi continuamente rinnovare, ti devi centellinare, ti devi sapere amministrare. Ecco, questo è un problema principale oggi per noi attori. Sapersi amministrare, forse. Bisogna aver talento, ma sapersi amministrare molto bene. Comincia per una certa età, vedi, mi ci va un po' di restauro. Alle 7 via il fabbro, alle 8 via il falegname. Alle 11 faccio il primo tagliando, alle 2 il secondo. Ai 7? Ai 7 mi metto in officina e chiudo la serata. Quando facevo il bullo facevo molto ridere, mi mettevo l'ovatta dentro la patta dei pantaloni, diventavo il classico macio latino, una sigaretta, il capello un po' alla Buro, tutto imbrillantinato, una bella catena d'oro, il classico gesto come per levarti una cosa al dente che ci è rimasto prima incastrato. E la classica tirata. Tra il regista appartato e il comico estroverso c'è una frattura che corrisponde alla natura del cinema. Ben inserito nella macchina, Verdone è insomma un oculato amministratore di se stesso. Sa quando è il caso di stare zitto e quando è meglio parlare. I suoi personaggi non fotografano gli anni del boom,
non escono dalle parocchiette e dalle marrane. Piuttosto descrivono la piccola infelicità che si annida nei levigati e mitomani anni Ottanta. Racchiudono in maniera minore l'aria del tempo. Difettano forse di sostanza metaforica, ma sono tipi che accetti per quello che sono. Frutto di un'osservazione attenta e pietosa, di un lavoro di Cesello, sono ormai lontani gli anni della macchietta fulminante, che recupera la risata nel confronto con il contesto. Ma gli frega un portacenere, mo così gli frega un po'. Scusate, ma sempre qua dovete passare. Vabbè, adesso in qualche... Pronto? Pronto? Insomma, a me quello che fa ridere è la rappresentazione dei difetti, delle debolezze delle persone. Ecco. Il criticarli, ironizzare, ecco, su certi caratteri, temperamenti che sembrano in un certo modo e poi però scopri la loro debolezza, la loro solitudine. Ironizzare sopra questi personaggi, ecco, mi piace. Mannaggia, mo basta, sempre io con questo problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli taglierei quelle gambe. Il pubblico mi vede troppo legato o al bullo, a quello con gli occhi così erranti nel vuoto, o al personaggio, quello così con gli occhialetti, quello preciso, che è indubbiamente un personaggio che esiste ancora. Però non è quello che mi interessa. Io l'ho fatti quei personaggi, probabilmente, chi lo sa, forse un giorno li rifarò ancora. Però, come ti ripeto, quando la gente ti identifica troppo in questi personaggi, allora io mi chiudo e mi viene di fare delle cose diverse, forse di essere più me stesso, anche perché io sono lontanissimo da quei personaggi. Li amo molto, li so interpretare, li so approfondire, però nello stesso tempo sono molto distante da loro. Agallo, come fanno questi forti? Ti piace il film tuo, forte, sai quelle cose? E io sempre, per smontarli, sì è vero, ciao, con una grande serietà. E allora loro immediatamente dicono, mazzo, non è così simpatico, ma non ne posso più, mi escono dagli occhi questi personaggi, capito? Anzi, io vorrei lanciare un appello anche a voi della terza rete. Fermatevi un po' con quegli sketch, perché sono tanto carini, però appartengono al passato, l'abbiamo visti 65.000 volte. A me mi viene un infarto ogni volta che riparto. E lo so, è schegge, basta, se no mi riducete a me a schegge, veramente. Allora, parliamo del nuovo corso, che sì, è un po' nato con io e mia sorella, sì, e con compagni di scuola siamo andati avanti. In questa vena un po', possiamo dire, melancomica, non è più una comicità. Ma sai, quando vai avanti un pochino con l'età, non è che mica mi sento vecchio, però vai avanti con l'età, affronti altri problemi, sei diverso te, quindi è evidente che affronti nuovi soggetti con sfumature differenti e poi ti scontri le prime difficoltà della vita, i primi drammi, le prime cose, insomma. Io, ringraziando Dio, insomma, sono abbastanza fortunato, però bisogna avere l'occhio anche quando racconti una storia di un trentenne, di un trentacinquenne anche, diciamo di un trentasettenne, per dire la verità. E beh, racconti ancora un po' di goliardia che hai dentro di te, però incominci a raccontare anche tante sfumature che sono alcune malinconiche, altre drammatiche, altre della vita che cambia e che sono diverse da quelle che può avere uno di vent'anni, capisci? Quindi è evidente che i soggetti si robustiscono anche di più, no? Questo è meglio, insomma. Io devo seguire quello che sento dentro. Adesso sento che devo migliorare, devo anche essere un pochino più severo con me stesso e nello scegliere le storie e nella formazione del cast e come farlo. Cioè, quando dico qualità, non è che voglio fare il presuntuoso, però dico qualità perché il futuro del cinema sarà soltanto qualità, proprio in virtù del fatto che ogni giorno in tutte le televisioni private d'Italia passano 1300 film, quindi c'è un'inflazione di tutto, di immagini, di film comico, di film drammatico, ormai la televisione è un caleidoscopio enorme. Allora, il film credo che potrà resistere e sopravvivere soltanto, purtroppo, a livello un po' di elite, un'elite che continuerà ad andare al cinema. Questa elite la tratteniamo al cinema soltanto se facciamo dei prodotti di qualità, però qualità non significa fare a meno del comico. Io sono un attore brillante, continuerò a far questo, però anche nel film comico si può indubbiamente scrivere una storia che mandi un messaggio, invii un qualcosa di importante, una critica di costume, una critica sociale, ma voglio, ecco, guadagnare sulla qualità. Non t'azzardare mai più a toccarmi!
pezzo di potente! Oh, ma che fate? Oh, fermi! Sono il fratello! Sono il fratello, sono il fratello, sono il fratello! E so tu, fratello! È un film differente. Cerco di interpretare un personaggio nella più assoluta normalità, dove la comicità scatterà da situazioni di tempi comici. Non c'è una gag, ce ne saranno due o tre nel film. Ma non, le risate non devono scattare dalla gag, ma direi da situazioni di contrasto tra me e lei. E là, appunto, la bravura è tutto nei tempi comici. Ma insomma, siamo molto affiatati, ci stiamo affiatando molto e molte cose sono venute molto divertenti, molto carine. Dopo l'exploit di Io e mia sorella, forse il suo film più bello, quel Compagni di scuola, che il pubblico accettò senza grossi entusiasmi. 18 personaggi in scena, presa diretta, mille storie che si intersecano, un'amarezza a fior di pelle che stinge nel grottesco, realistico, lontana dalla malinconia delle altre commedie. Il bullo degli inizi faceva ridere di per sé. Coglieva una strana forma di degradazione antropologica e ci improvvisava sopra. L'oboista di Io e mia sorella o il professore di Compagni di scuola sono uomini normali, forse leggermente sfortunati, a cui capitano disavventure che potrebbero capitare a tutti. Se strappano una risata, pronta a stemperarsi nell'accettazione agra dell'esistenza, è perché Verdone ha saputo trasformare il fregolismo di una volta, quella spiccata facilità a cogliere i tic e gli atteggiamenti del popolo romano, in una piccola, non presuntuosa poetica dell'esistenza. Per dirla con le sue parole, è passato da quello che si dice a quello che si pensa. Dalla somatologia e dalla psicologia individuale agli schemi mentali e agli atteggiamenti del gruppo. Il patata, te lo ricordi il patata? Patata! Patata! E vabbè, no, scusate, però no. Mi ha lasciato una striscia di rumaghe, mi ha lasciato. Devi prendere il sose da Carlo, sto qua. Appena... Tutta fatta? C'è i capelli, mannaggia, la madonna. Mi mancano pure a me, però spero di metterci ancora. E prima volta l'ultimo hanno fatto la mano che sono loro, se sono sbagliato. Vabbè. Ciao. Ciao Carlo, auguri. La penna di chi è? No, io la quelli che mi dicono, Carlo, sei da panico? Una volta dicevano, Carlo, sei troppo forte. Oppure, bella Carlè, adesso dicono, sei da panico proprio. Da panico sembrerebbe fare schifo, invece sono troppo. Troppo forte, ha avuto una fascia soprattutto dai 18, secondo me, dai 18 ai 22 anni, 24 anni. Io e mia sorella e compagni di scuola, soprattutto compagni di scuola, ha perso un po' quella fascia e ho preso forse una fascia di pubblico più avanti con l'età, dai 30 ai 40, forse perché era anche l'argomento che li avvicinava. Però devo dire che con gli sketch in televisione guadagni il pubblico magari dei ragazzini e anche quello dei grandi, ma soprattutto quello dei ragazzini. Dipende dal film, però credo che sia abbastanza vasto ed eterogeneo, quello sì. E Carlo, sono loro o no? Questi sono quelli veri, eh? Ecco. Dai, auguri a Giancarlo, dai, ecco, così un bel premio. Auguri, mi raccomando, non fate pregnanti. Grazie, Carlo. Grazie. Rotalco, diretto bene, scritto bene e direi anche interpretato bene, perché ero molto misurato, me l'ho trovato quell'escamotage di Manuel Fantoni ancora per fare un piccolo pezzetto di virtuosismo. È stato un film molto equilibrato, quello mi è piaciuto molto. Difetti di quel film? Ma non sono presuntuoso, però non cambierei nulla, forse
forse qualche parolaccia di troppo, che non è non voluta per tirar fuori la risata, però forse non ce n'era bisogno. Com'è? Ma stasera quante volte l'ha colpita? Dimmelo. Stasera? Dimmelo. Tre volte. Ammazza, oh, tre volte. E a meglio, qual è a meglio? Dimmi. A meglio... Dai. Seconda. La seconda. Tremenda proprio. Quel sapone è un film più leggero rispetto a Borotalco, una favola. Difetti di quel film? Ma sicuramente riguardandolo avrei evitato la... C'è una scena che rubo i vestiti a un morto, perché sono dei vestiti che potrebbero poi assomigliare a un clergyman di un prete. Ecco, quella là è una scena indubbiamente un po' eccessiva, l'avrei dovuta evitare anche se poi ha fatto molto ridere. No, là non ce n'era bisogno. Di a mia sorella cambierei pochissime cose, anche là. Forse là avevo ecceduto troppo con il personaggio della rumena. Forse non ce n'era bisogno di mettere il piede in mezzo alle gambe al ristorante. Passioni di Carlo Verdone. Passioni? Ma io direi al di fuori del cinema, dello spettacolo, la musica senz'altro. È una mia grandissima passione. Ti ho sbagliato carriera, secondo me. No, meglio così. Sarei stato un batterista molto lineare, piatto, come Ringo Starr, vero Fra? Sì, forse un po' meglio. Forse un po' meglio Ringo Starr, un pochino meglio. No, sono andato a vedere gli U2 ieri sera, sono andato a letto alle 3, sono svegliato alle 7. Ci vorrebbe un'iniezione di marmo stamattina, chi me la fa? Vado avanti a miele, basta, non lo prendo qua, che mi fa il faccione. Senti, ma com'è la nostra? U2? Fortissimo, veramente forte. Grande atmosfera, grande sound, grande look, grandi luci. No, beh, mi piacciono molto. Mi piace la musica, mi piacciono i testi, mi piacciono loro proprio come gruppo. Molto bene. E che avete fatto? Gli sciamannati, le cose più orgiastiche, camicie che saltano, ascelle che si confondono, sai, quelle cose tremende da... Avete trasgredito? Sì, è stato un... Siamo pronti, caro Mario, devo andare in scena. Dammi due schiaffi, dammi un po' di guidance. Dai, pronti. Ma da ragazzo, eri beatlesiano o rollinsoniano? Beatlesiano. Lo sapevo. Preferiti erano We Can Work It Out, Hard Day's Night, Ticket to Ride. Franco, che ti ricordi poi? Help. Help, I Feel Fine. Fate così, tutti e due girati, vi voltate solo di testa. È terribile questo. Dai. È una foto anni 60. Schifo. 60 e 61. Sembrano quei copertine dei 45 giri da Tony Dennis, dai. Facciamo un gruppo nuovo, un complesso nuovo, con Nuti, Benigni, Troisi e Moretti. Che gli facciamo suonare? Annudi il sax davanti allo specchio, perché è molto narciso, con l'orecchino. Troisi, gli facciamo suonare Ninna Nanna, è pigro, dorme 15 ore al giorno. Moretti mi sa che è un po' suonato, non è che... Scaccia pensieri, sì. Solidario. E Benigni... No, Benigni mi pare proprio quello veramente suonato, Benigni. Noi siamo dei nostalgici hendrixiani, cara Serena. Tutto ciò che riguarda Jimi Hendrix per noi è pane. Ricordo, è vita. Con
che chitarra suonava Hendrix all'Isola di Wight. Stupendo, sono tutti forti questi. Ho chiesto a Michel Polnareff e a Bambolina che fanno. Sergio Leone mi propose di scrivere un film. Io dissi: guardi che un progetto già ce l'ho. Allora glielo feci leggere e lui mi tirò in faccia: ma che è sta roba? Stette un quarto d'ora levandosi occhiali a leggere, perché leggeva così. Ma che si scrivono queste cose? Allora alzò il telefono, chiamò Benvenuto De Bernardi: venite domani ai 4, c'è quel Verdone, quel comico, ve lo devo far incontrare. E da allora è nato il sodalizio. Però lui è stato... Adesso, a parte, diciamo così, questo personaggio un po' sornione, un po' cinico, però un personaggio veramente fondamentale, perché il centro sperimentale mi ha fornito le basi, però la pratica me l'ha insegnata lui. In quel momento mi viene un vulcano di idee, poi magari passo dei giorni di un piattume che è senza limiti. No, sono cose istintive, direi che il 30% delle risate in un film mi vengono proprio al momento, mentre giro. Riesco sempre a cambiare qualcosa, a inventarmi qualche cosa. Non rispetto il copione, però c'è sempre un 30-40% di cose studiate e costruite lì al momento. Che rumore che sentite? Che boom, che state con la casa. Che fa la casa? Dai, devo girare, Rosario, su. 91, 2 seconda. Azione! Nelle tue mani, padre clementissimo, consegnati. Quando sono attore invece cerco di dare anche molto spazio a tutto quello che può essere anche una certa improvvisazione, perché molte delle risate dei miei film vengono fuori in percentuale, dico nel 30, anche 40%, anche da molte scene improvvisate, da molte battute estemporanee che mi vengono lì per lì. Quello è importantissimo. Azione. Ma perché ti metti a frugare dentro il beauty case? Ma era aperto sulla tazza. Non devi guardarla, non devi toccare. Che poi diventa isterica, che se la prende con me. Poi parliamo piano, perché se ci sente diventa una tragedia. Stop. Dai. Dai, motore. Prettamente. Vai, vai. 18, 4, quarta. Matti. Azione. Aspetta. Azione. Ma perché ti metti a frugare dentro il beauty case? Ma l'ho aperto sulla tazza. Non devi guardare. Hai capito? Che poi diventi isterica, poi parliamo piano, che se ci sente diventa una tragedia. Ma chi è andato a letto alle 10:30? Sì, si va a letto alle 10:30 noi. Silvia, mica stiamo a Parigi, io stiamo a Spoleto, non è che... Notte. A notte? Notte. Cambio. Va bene. Mi immedesimo molto nel personaggio del film. Cerco di avere molto chiaro il film in testa, in modo che sto sempre in tiro, sono sempre molto caricato. Le situazioni difficili sono quando devi andare a fare un'ospitata in televisione o devi fare una cosa, devi essere brillante per forza, e magari non ti va. Perché non ti va? Allora là arrivano i dolori, perché è un combattimento con te stesso tremendo, tremendo. Però quando tu sai che hai uno spettacolo teatrale o sai che hai un film, tu sei concentrato soltanto su quella cosa. Però oggi di sollecitazioni ce ne sono tante, inviti, ospitate e cose, e quindi ti devi far forza e magari una sera non te va perché hai problemi tuoi o c'è il mal di testa, o devi però essere sempre, sempre tirato, sempre palle. È il forno, io finisco di lavorare, tanto oggi la giornata. Silvia, entra il forno nel registratore, per favore! Io scrivo già sull'attore che conosco, capito? Ecco, questo è un sistema per non sbagliare in genere. Nel beauty case ci sono quattro marche di pillole anticoncezionali, tutto, anticoncezionali. Cambio. Dai, ecco, via, succede, dai. Scherzo. Vai, vai. Mi è piaciuta la fonica. Stavolta sei rimasto con un calzino a mano. Sì, ma mi piace. No, vabbè. Mattia.
Mattia, ti posso chiedere una cosa? Mattia, ti posso chiedere una cosa? Facciamo un'ultima e basta poi? No! Se facciamo l'ultima e basta, io ti compro una montagna di caramelle. Non voglio! Non voglio fare niente! L'ultima, Mattia, l'ultima e basta, così poi è finita. No, non voglio! Le macchinette, ti piacciono le macchinette? Compra una macchinetta. Non bisogna mai prendere al cinema i bambini, i cavalli, i Winchester, eh? Bambini, i cavalli, Winchester. Effetti speciali. Effetti speciali, pioggia finta, neve finta, poi. E cattivi attori. E pessimi aiuti registi. Sai, poi c'è un'altra cosa. Io ogni scena cerco di farla sempre un pochino diversa dall'altra. Magari in una gli do un pochino dentro, un'altra un po' meno. Un'altra se è malinconica la faccio molto malinconica, un'altra meno malinconica, un'altra più comica, un'altra meno comica. Così cerco sempre di trovare il giusto equilibrio. Tu non la devi più trovare! Non ci devi più pensare, non ne devi più parlare. Va bene? Senti, non la devi trovare. Non ci devi pensare, non ne devi più parlare. Sì, va bene? E non la devi più guardare, è stato chiaro? Stop. Pure qua dove andare, no? No. Ciao. Sei due terza. Katia, dov'è mio cognato? Sei due quarta. Katia, dov'è mio cognato? Due quinta. Katia, dov'è mio cognato? Sei due sesta. Katia, dov'è mio cognato? Sei due settima. Katia, dov'è mio cognato? Ha chiamato che non viene, forse nel pomeriggio. Beh, vabbè, ma non si può andare avanti così, porca miseria. Non ci sta mai, poi quando c'è mi combina casini. Adesso, per esempio, è arrivato un gruppo dall'Uganda che va a vedere il Papa. Adesso è uscito fuori che il Papa sta in Uganda. Ma se restavano là, ce l'avevano sotto casa, no? Ma lei lo sa che il dottor Filippo non si sente molto bene in questo periodo? E vabbè, si cura allora, si fa curare come si fa curare tutto il mondo. Adesso, sai che scherzo c'è? Oddio, non mi va più. Danilo, alla Moody gli mettiamo la sottoveste nera o bianca? Io sarei per il colore della sera. Quel bianco sporco? Quel bianco? Sì, alzi la mano chi la vuole nera. Nera. Alzi la mano chi la vuole bianca. No, l'uomini e le donne. Bianca, 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 vedi anche Roberto. Nera, fine. Pronto Cinema Barberini? Ah, buonasera, senta, sono un padre di famiglia che deve portare la famigliola al cinema a vedere questo film stasera a casa di Alice. Siamo io, mia moglie, i nostri figli di 7, 11 anni e mia suocera. Lei mi conferma che non ci sono scene sconce? Ci sono scene di baci? Ravvicinate? Perfetto. E scene di seni? Perfetto. Si vede anche il capezzolo? Perfetto. Senta, slip? Si vedono? Perfetto. Cosce? Perfetto. Natiche? Perfetto, d'accordo. Allora, semmai vengo domani io da solo. Grazie. Gli orari sono? Perfetto, grazie. Arrivederci. Nicolino, Fabiana, andate a casa che papà deve andare un attimo in ufficio. È domenica, vabbè, che vuol dire? Anche la domenica uno c'ha da fare. Beh, certo, è sempre un erotismo così trattato con ironia. Intendiamoci, non è che mi metto a fare 9 settimane e mezzo io a fare ridere i polli. Però, indubbiamente, ci sarà qualcosa così di stuzzicoso. Però sempre in relazione a quelle che possono essere delle situazioni sempre comiche, comunque sempre molto credibili della vita di oggi. Superato il momento di astio, poi comincio a riflettere del perché magari quel critico ha scritto quelle cose. E ci sono alcuni critici che non sempre hanno parlato bene di certe cose mie, però
come hai detto giustamente te, c'è sempre stato un grande rispetto, però hanno sollevato dalle riserve, magari su certe scelte che possono andare dal titolo al soggetto, alla scelta forse di un tono, di una tonalità. Fortunatamente mai degli attori, perché nella scelta degli attori credo di essere stato sempre abbastanza oculato. Lo dimostra il fatto che hanno vinto tanti di quei premi loro, forse hanno vinti più loro di me. Questo ogni tanto mi rompe un po' le scatole. E certo, il giudizio di mio padre lo ascolto molto, anche perché è una persona distaccata, non è un produttore che pensa soltanto a quanto incasserà il mio film, però è soprattutto un uomo che mi dice sta attento perché la critica poi non deve dire questo, questo e questo, oppure sta attento perché potrebbe essere un passo indietro rispetto a cerca di approfondire di più questo lato di questo film perché è il più poetico. Ecco, mio padre forse è la persona che mi dà delle dritte non commerciali ma spassionatamente artistiche. Ma fa freddo. Ma via, non morrai per questo. Ecco qua. Vedi come il tuo torace si gonfia e poi si restringe? Ma che fate? Vi prego, Stefano. Aspetta, aspetta, cerca di avere un po' di pazienza. Ecco, stai ferma, eh? Non muoverti, voglio farti vedere come sei fatta dentro. Così. Così. Ecco, ecco qua. Ecco, adesso sei quasi perfetta. Lo vedi, Agnuta? Sei proprio mostruosa. Dentro sei fatta proprio così. Ma dite veramente? Ma certo che dico veramente. Dai, dai, ora togliti la camicetta, eh? Così il disegno sarà più completo. Coraggio. No, 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 non vergognarti. Dai. E chi sarà adesso? Svelta, torna a sederti. Aspetta. Avanti. Avanti. Perdonatemi, caro Klokov, vengo a pregarvi di una cosa. Fatemi il piacere. Prestatemi questa vostra bella ragazza per un paio d'ore. Reca troppo disturbo, naturalmente. È stato molto importante avere un padre nell'ambiente, soprattutto un padre storico del cinema, professore universitario, anche perché nel salotto di casa mia ho conosciuto tanti registi, tanti attori, tanti scrittori importanti, e chiaramente questa è stata una grande sollecitazione poi per avvicinarmi a questo mondo, a questa professione. Mi ricordo quando veniva Pasolini, quando veniva De Sica, quando veniva Rossellini, quando papà mi portava qui a Cinecittà a vedere i film in costume, o quando mi portava giù nei teatri di posa del Centro Sperimentale di Cinematografia a vedere i saggi degli allievi. Quindi mio padre è stato fondamentale, l'ambiente familiare molto importante. Poi i miei genitori erano molto scherzosi, perché addirittura la sera improvvisavano di tanto in tanto delle commedie, degli sketch. Io ero bambino, guardavo, quindi mi veniva voglia anche a me di inserirmi. Quindi un ambiente di intellettuali, però nello stesso tempo anche molto, molto aperti, molto moderni. Quindi è contato moltissimo. Quest'estate hai girato il tuo film e nello stesso tempo lo giravano tuo fratello e Christian, che è tuo cognato. La sera che succedeva? Vi sentivate? Sì, passo verso le 8:30 c'era una telefonata ormai che ci accomunava. Io chiamavo Christian. Poi chiamavo mio fratello, che poi in realtà stavamo in un arco di 360 gradi vicinissimi, perché io stavo a Via Giulia, Cristian stava a Campo dei Fiori, mio fratello stava alla fine di Corso Vittorio. E ci si faceva un po' il resoconto della giornata. E io un po' in patema d'animo per loro ero, perché sono sempre i miei parenti. Mio fratello per un verso, Cristian perché ha sposato mia sorella, quindi
il piccolo clan che si sentiva la sera, però è anche un'opera prima per loro, no? Quindi ero molto coinvolto, però dalle informazioni che ho, sono delle buone informazioni, quindi credo che il risultato sia... Direi che mi trovo benissimo, perché sono anni che lavoro con lui, nel senso che abbiamo fatto insieme i suoi primi film, io gli ho dato una mano molto sostanziale, direi quasi importante, ecco, per Un sacco bello, per Bianco, Rosso e Verdone, per Borotalco, quindi ero già dietro le quinte nei suoi primi film. Era una cosa che avrei comunque fatto nel giro di qualche anno e ho preferito farlo con Carlo, che con il quale ho un rapporto di stima, non solo di affetto, ma anche di stima, visto anche i trascorsi nostri. Insomma, con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, cui nutrirsi però fino a sazietà. Ma guardi che freddo, è freddo. Allora dopo è più veloce. Si deve staccare. Signore, è molto importante che prima della battuta di Franco Diogene, lei lentamente e poi lentamente se lo mette in bocca, perché brucia, no? Nella sua testa. Poi quando lui gli dice ma è freddo, allora abbandona tutto l'atteggiamento e comincia a essere molto più veloce. È diventato in pochi anni un autore che, volendo, potrebbe persino togliersi il gusto di stare per una volta solo dietro la macchina da presa. Probabilmente non incasserebbe gli 8-10 miliardi consueti e quasi certamente gli direbbero che si è montato la testa, senza essere Woody Allen. Ma Verdone ha la stoffa per farcela, per provare a se stesso che dietro quella mimica generosa, quello sguardo all'insù, quel falso cinismo romanesco, batte un'idea di cinema che potremmo definire post-commedia realistica. Che ci provi, prima di diventare, come altri suoi colleghi inchiodati dall'ossessione della battuta pronta, un commendatore. Forse l'ingombro maggiore sono io. Quando sono davanti alla cinepresa, mi vengono sempre gli scrupoli, penso anche molto al mio pubblico. Allora dico, ma adesso se mi vedono così, che dicono? Sì, un po' sono schiavo. Quindi credo che prima o poi farò un film come regista soltanto, anzi è già in programmazione. E sicuramente non sarà forse un film brillante, proprio vorrei cimentarmi con qualcosa di differente. Quindi vorrei andare dall'altra parte della macchina da presa. Sì, ogni tanto diventa un po' un piccolo peso, però in fin dei conti il pubblico mi conosce così. Cerco sempre di trovare un giusto equilibrio tra quello che il pubblico vuole e quello che mi va di dare a me al pubblico. Pronto. Io, se dovessi allontanarmi da Campo di Fiori, da Via Giulia, da Trastevere, perderei sicuramente il contatto con la realtà. Quindi a me interessa questo piccolo mondo, questo microcosmo che gira intorno al cuore di Roma. Tu puoi fare le musiche del film a Bartolo Rossi, non ti piacerebbe che lui ti invitasse a suonare in un suo concerto, magari in uno stadio? Non ti emozionerebbe? L'ho fatto già con il mio amico Antonello Venditti, potrei farlo con lui, però con forse no, perché allora sì. È una promessa ormai questa qua che ho fatto solo ad Antonello, quindi... Poi le canzoni di Antonello sono più facili alla batteria, suonando io la batteria. Quelle di Antonello sono sempre... Quelle di Vasco sono molto...
molto più violente certe volte, quindi preferisco tenermi le melodie vendittiane, che forse sono anche più semplici per me. Abbiamo qui con noi, avremo qui con noi, perché se non è scappato prima, Charlie P. Green Verdone. Ritorno per l'occasione sulle platee mondiali anche Enzo Vitabile.